tentato di condurre in un'ottima posizione lo scorso anno, ai noi gli è sfuggita di mano, scivolando giù per un terrapieno. Questa volta la concentrazione è stata somma e, come dice un mio vecchio amico che questo motto ce l'ha stampigliato sulla pagina Facebook, age is not a limit, dicono gli inglesi, no? Io non voglio dire a tutti qual è la tua età, ma voglio dire che pur avendo cominciato tardi a correre, oggi coroni un sogno, quello di vincere sicuramente la gara più difficile che c'è sullo sterrato italiano. Un grande applauso a Luciano Cobbe e a Fabio Turco, the winner are! Grazie mille, grazie a tutti.
Sei contento? Sì. Ci mancherebbe. Ieri sera non volevo fare pronostici, te l'ho detto, anche perché l'anno scorso è andata così, insomma, ecco, uno sbaglietto ed è capitato. L'anno prima era andata bene, non può sempre andare bene, vero? Non posso prendere la buona vita. Devo dire che l'ultima volta che ci siamo visti, ed era un'altra gara ufficiale di Sterrato, ed era quella di casa mia, non eri altrettanto né concreto né convinto. Forse sapevi che sì, c'era una bella qualità di avversari davanti, ma ti sei presa un pochettino sotto gamba, se vogliamo, no? Assolutamente, ci sono delle gare che mi piacciono di più o di meno. Bene, io credo di aver l'occhio giusto, ieri sera ti ho visto partire con un'altra luce nei tuoi occhi. Sì, ma in effetti, esempio, qualcuno non mi piace, il Nido dell'Aquila mi piace tantissimo, questa gara è bella. Oggi mi è servito, devo dire la verità. Sì. Voilà, quindi il consiglio che giriamo a tutti quanti, in inverno non mangiate, bevete e basta, andate a correre sul ghiaccio, può servire magari quando capita una gara così. Va bene, dai. E adesso godetevela con gli applausi del pubblico, vincono l'undicesima città di Arezzo, Londra, Valtibellina, Luciano Cobbe e Fabio Turco. Ford Focus VRC. Grazie. Silvio Stefanelli. Al secondo posto di questa lunga e estenuante cavalcata ci vanno Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci. E i vincitori dell'undicesima città di Arezzo, Verina, Luciano Cobbe e Fabio Turco. Applausi! Ragazzi! Perché scattano le bollicine! No! E mi razzini! Vai! Allora lo bene, no! Allora abbiamo anche i premi Resei, non scappatevene, avete un bel po' di coppe da portare a casa, ci sono due primi da ricevere i loro riconoscimenti.